andare a consultare un logopedista, andare a un psichiatra infantile per vedere se ho ragione o no. Io sono andata e ho trovato sulla cultura. Però è un qualcosa che può portarsi avanti, è un qualcosa. Il blocco che, linguaggio? Che può avere avuto una causa. Non lo so. Sai che su qualcosa. Sei, quanti anni ha? 7 anni. Sai che io non lo posso sapere. Non posso saperlo perché potrebbe essere capitato qualunque roba. Io conosco una mamma che ha fatto un mio corso tanti anni fa, che ha avuto un figlio fino ai 2 anni, meravigliosamente sano, non aveva nessun tipo di problema, è nata la bambina, è diventato autistico. Allora dici, come fai a sapere, non è nata la sorellina, è diventato autistico, è nata la sorellina, gli ha dato un vaccino, ha capito che era nel figlio, è diventato autistico. Ma la componente è cominciata con la sorella e lui ha cominciato a isolarsi dal mondo perché non si sentiva più al centro dell'attenzione. Ora quindi sicuramente in questo caso qua, non voglio spaventarvi ma sicuramente c'è stato anche un minimo trauma, una piccola, può essere quello, può essere genitori che si separano, c'è un'altra componente che una volta non c'era, adesso i genitori si separano più facilmente. E tu dici, non capisco perché mio figlio ha un po' di paura a relazionarsi con il genere maschile o il genere femminile e viceversa, per forza, perché se avevo un grande attaccamento di confronto del papà e della mamma, non ha più quella qua come prima, può essere si genere altre cose. Ma detto questo, vuoi fare quello di mettermi paura? Però dicendo semplicemente che ci sono anche molte più possibilità di aiutare i ragazzi che hanno difficoltà. Prima era stupido. Tu sei malato. Esatto, uno non ha la dislessia, è dislessico casomai, perché avere la dislessia è come se una pastiglietta che può essere che sia un blocco, può essere, io non lo so, è solo sono più cose. È timidino, sì, timidino. Se voglio spicciare, l'ho portato ancora da sì. Dove l'hai portato? Poco autostima. Dove l'hai portato? La come si chiama? La dottoressa. Ah, non conosco, non conosco, l'ho congolato. No, adesso è sempre in neuropsichiatria a Vicenza. Sì, però hanno detto che può avere poca autostima. Sì, esatto, con scarsa autostima. Che poi è una cosa meravigliosa, però perché stima non c'è. Non c'è una persona che non sia intelligente, almeno uno che non ha un ritardo mentale, ma intelligente in un modo diverso comunque. Allora lì, allora capisci che a maggior ragione, se io ho poca autostima, chi di voi ogni tanto ha l'impressione che i bambini abbiano poca stima di sé, cioè nel mentre fanno i compiti si sentano in soggezione, non so se devono entrare, così ti tranquillizzi un attimino, guarda qua, anche voi adulti, sì, perché è l'altro aspetto importante. Allora succede questo, no? Se io già non ho una grande stima di me, ok? E quando vivo quella situazione lì, sento che sto deludendo qualcun altro, la mamma, o il papà, o gli insegnanti, la mia stima non sale di sicuro. Okay. Lì c'è solo una cosa da fare, che non è l'argomento di questa sera, ma tanto ne faremo altre se abbiamo dato un po' di volantini. Poi vi spiego come fare a partecipare alle altre senza doverci cercare per forza. Ma il discorso è, se già c'è questa difficoltà, la maniera migliore per non farmi buttare il morale sotto i piedi è che non mi sento giudicato da fuori, perché già ci penso io a giudicarmi. Quindi la cosa che farei al posto tuo è rinforza ogni cosa buona con i compiti. Guardate che sembra accesso di un modo di rinforzo positivo del film per tutte queste puntanate, ma il rinforzo positivo ed eliminare la sindrome da penna rossa è la cosa migliore nella vita di una persona. Ma attenzione, per farlo ci vuole un grande coraggio. Sapete di fare cosa? Di smettere di dare la penna rossa nei nostri confronti. Perché voi andate meravigliosamente bene come siete, sia che i vostri figli vadano bene a scuola, sia che vadano male a scuola. Questa cosa è importante che la accettiate. Non siete mamme o papà peggiori se i figli vanno bene o male a scuola. Ora, a livello razionale, fa una piega? Razionalmente, di testa, fa una piega? Chi di pancia ha cominciato a sentire? E noi non ragioniamo con la testa, ragioniamo con la pancia. E quindi bisogna fare un po' pace con questa cosa qua.
tanti genitori che lavorano con noi, con me in particolare, io lavoro di più con i genitori rispetto ai ragazzi che dopo vi presento velocemente, ogni tanto mi guardano, mi vedono stranito e io gli dico che per me è assolutamente facile lavorare con i ragazzi perché io non ho giudizio, ma proprio non ho giudizio. A me che vadano bene a scuola o vadano male può importare professionalmente, perché se portano ad andare meglio ne parlano con altri, ma arrivano più clienti, ma emotivamente il bambino o il ragazzo o il genitore non mi deve fare un favore, cioè deve essere consapevole che è il suo percorso, io ti posso accompagnare. E da educatori, quando si parla di scuola soprattutto, il vostro unico compito è accompagnarli, accompagnarli e fare in modo che si sbuccino le ginocchia più volte che possono, perché se ogni volta che stanno scivolando li mettete sotto voi, vi sbucciate le nocche perché li proteggete, non gli state facendo un grandissimo servizio, ok? Perché quante volte fanno fare la vita sbagliandosi impara, e allora permetteteglielo. Ma lì bisognerebbe comunque. Sì, lo so. Posso dirti una cosa? No. Sì. A proposito dell'autostima, perché io lo sto sperimentando, no, con Alessandro, che è proprio vero. Attenzione, lì è il nome che è la vita. No, perché. Ma no, mi preoccupo perché invece è proprio il nome secondo me. Anche cioè. Sì. E il fatto che Valentina, no, lo. Mi dà una grande carica di autostima, questo modo proprio di incentivarlo. Digli che le spieghi come fare anche fuori. Sì, ma poi lui, ho visto questa cosa, no? Vedo anche il discorso dei compiti, il fatto che lui ha acquisito, si sente forte, no? Perché la Valle mi ha detto così, anche a casa fare i compiti. È più autonomo adesso. Sì. Per aiutare chi non ci conosce. Non è stato. No, perché è importante. No, Alessandro viene. Cioè, è un percorso che sta facendo dove i compiti che spazio prendono? Lì? Zero. Okay. E tu sei venuta per i compiti magari? No, non sono venuta. Sei venuta per altro. Per altro, sono venuta per questo motivo. Okay. Bene. E quindi lo stai aiutando a fare questo percorso? Sì, dopo io cado a casa quando vedo i risultati brutti a scuola, ma normale. Non è un'altra cosa, insomma. Ma ci mancherebbe che non mi arrabbio, conosco male, no, sto parlando del suo caso. Io ho capito che non ti arrabbio, io ho capito che non ti arrabbio, però sì, quanto ci credi? No, ci credo, okay. Ma io ho fiducia in lui, ma io dico okay. Okay. In te? Perché quello, quando dico ci vuole coraggio, è avere fiducia in te e quello che stai facendo è la cosa giusta. E a volte il problema è che se io non sono sicuro che sto facendo la cosa giusta, te lo sto trasmettendo. Ma è normale, fa parte della. Noi siamo, e poi siamo cresciuti con questo tipo di domanda, no? Sicuro? Lo sicura? Sì. Dovrebbe essere la risposta. Per me sbagliare è veramente una figata, ok? Ma bisogna sbagliare il più che si può. E non c'è niente da fare. Se non sbaglio, non faccio. E non imparo. E poi c'era quel mio amico, mi diceva, no, guarda, siamo usciti con una frase che io ho segnato e me la porto dietro sempre. Un po' la vita è un po' come lo sport, no? O si vince, o si. Non è così, o vinci o impari. Perché anche nello sport tu puoi imparare dalla sconfitta. E tante volte impari di più dalla sconfitta che dalla vita. Se vinci sempre. È la vostra questa. No, a un certo punto ti siedi. Il mio caso, elementari fantastico. Medio, fantastico. Prima di scuola, molto bene. Dopo un po' ti siedi. Cadi. E lì ci vuole forza. Ma sta cosa è l'autostima, è una cosa che c'è in tanti, ma se io chiedessi a qualunque di noi qua chi sente di avere un'alta autostima, pochi alzano la mano. Autostima come genitore, intendo dire, magari sono persone che sono professionisti meravigliosi nel loro lavoro, e però come genitori sentono che non stanno facendo
la cosa migliore? Ma forse perché non avevo ciupato. Tienilo lì, perché allora apro un'altra parentesi su questa cosa qui, che non è una parentesi. Come vedete, i titoli di serata sono meravigliosi, ma poi voi mi fate le domande, io seguo le domande. Perché per me l'apprendimento non è seguire una scaletta, è avere in testa dove voglio arrivare con l'obiettivo, arrivare con l'obiettivo lì. E quindi ci posso arrivare in maniera diversa. La realtà dei fatti è che se io avessi fatto gioco e avessi detto perché è importante giocare, o perché un bambino deve giocare, perché un bambino non deve giocare, ti siete avrei stato risposte diverse? Ok? Quindi l'obiettivo che io vorrei che avesse ognuno di noi è fare in modo che un ragazzo trovi le proprie motivazioni per fare i compiti. E quando le motivazioni sono buttate da qualcun altro, alla lunga non funziona. Quante volte ci hanno detto: se fai il bravo a Natale, poi non facevi il bravo come gli altri si aspettavano che facessi il bravo, e lo sapevi, ma regalo io lo stesso. Lì cominciano anche i ricatti finti. E nel momento in cui ti accorgi che, se non studi allora, e va bene, dai. No, perché ieri ero proprio in una parte. Io gli dico, ma insomma, quando fa la vita a scuola, cioè ogni tanto. Allora la scena era questa, posso dire, no? Allora c'era una due bambini piccolini qua, io, per cui io più grande se ne arrabbio con i bambini piccolini, però a un certo punto mentre mangiavo così costantemente, e io provate a fare un pranzo così, come ti senti a un certo punto? Ti girano i maroni, non vedi? Sì, però immaginate la scena, io ero a capo tavola con tutti i familiari che sanno quello che faccio, quindi erano lì che... E quindi, avanti, la cosa che a me ha sconvolto, non è il bambino che non se ne aveva conto, è che io mi giravo, guardavo questa qui e non gliene fregavo un cazzo! La fregavo. Non gliene fregava niente! Allora come fa un bambino a capire che quella roba lì non va bene se tu in qualche modo non glielo dici? Quindi i paletti, le regole a volte servono. E poi ho capito tutto. Quando a un certo punto ci ha dovuto giocare a nascondino. Lui e la sorellina. Realmente non è un problema. Però andavo dietro i cappotti, lui si nascondeva, a un certo punto lei si è alzata e ha cominciato. Così poi c'è comunque comincia a gesticolare. Dopo questo mi chiedo al papà dove fosse, perché dopo sempre le mamme. Questo all'improvviso, dopo che ha fatto due ore i cazzi suoi, no? All'improvviso questo si è svegliato perché doveva andare a casa, probabilmente ha cominciato a cazziarlo. Qual è stata la reazione secondo voi? Tre secondi e mezzo. Allora a quel punto non è più il bambino che ha un problema. Okay. È un problema che gli hai provato a dare una regola. In realtà no. Hai provato a intervenire in un comportamento che non andava bene senza che lui sapesse perché non andava bene. Perché la cosa da fare non è che il bambino non deve girare per i ristoranti. Poi uno dice, oh, per buona educazione. Per buona educazione, se non rompere palle agli altri non si dice. Non lo so, poi non entrano le vostre regole. Ma lui deve capire che questa è una roba che non va bene, glielo devi spiegare, ma non glielo devi spiegare quando l'ha fatta, devi spiegarglielo prima. E se quando lo stai sgridando, il bambino non sta più ascoltando cosa gli stai dicendo, ma prende la sgridata, sta male, vede la giugulare gonfia, gli occhi fuori dalla testa, in quel momento sta facendo. Lui sente bla 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 bla, come un cane quando gli parli, e tu gli dici, ti ho detto un sacco di volte il cane sente solo, il suo nome è fermo. Cioè, e tu però dopo hai fatto un cinema infinito. Il problema è che dopo che hai provato a fare sta roba qua, che è già sbagliata per sé, non perché lo stai sgridando, non è sbagliato sgridare, hai sbagliato il momento, il modo, eccetera, e tre secondi e mezzo dopo lo prendi in braccio, te lo porti in braccio, te lo tieni lì, cosa ha capito? Bellissimo, no? Ho capito come funziona, io mi lancio per terra, piango, e gli altri due fanno quello che voglio. Ok? A volte
volte ho visto anche dei genitori sradicare i bambini con tassi di genere. Non se neanche la roba più intelligente del mondo è. Questo per dire non c'è un giusto o sbagliato. Sto semplicemente dicendo che se il bambino non ha chiaro perché deve fare quel comportamento, non lo fa. O perché non deve farlo. È uguale ai tipi compiti, è una questione di regole. La maggior parte dei ragazzi, questa cosa, chi è che ha letto un articolo, chi è che ha dato la mail dell'invito alla serata e ha letto l'articolo che abbiamo scritto, che non ho scritto io, non ho scritto i nostri ragazzi, e hanno scritto compiti da casa, perché farli, perché non farli fondamentalmente, stringi stringi. Se volete dopo avere occasione di andare a leggere gli articoli, se vi siete messi, avete messo like alla pagina di allenamento su Facebook, e se non avete fatto fatelo, lì ci sono una serie di articoli che sono circa ogni 10 giorni, in cui parliamo della genitorialità. Questo l'hanno scritto dei ragazzi a cui ho chiesto perché fareste i compiti per casa, sono per voi, e loro mi hanno dato fuori una fila di motivazioni per cui farli che non avrei mai pensato. E la mia motivazione è perché così mi sperimento, perché così imparo, perché così vedo se ho veramente capito quello che succede a scuola, e tutte le robe sono meravigliose. Perché non li fai? Perché tante volte non ho capito la consegna, perché ce li danno all'ultimo momento, buttati lì, oppure perché se no l'unica motivazione è perché se no ci sgridano. Quindi tanto poi ci sgridano comunque, e quindi a quel punto non li faccio lo stesso. L'altra è, ci piacerebbe iniziare a farli assieme a scuola, perché iniziando a farli, parlo di ragazzi dislessici in questo caso, iniziando a farli assieme agli altri, capisco bene cosa devo fare, poi diventa più semplice farlo a casa. Ma la motivazione principale per cui li fanno è perché altrimenti si scrivono a scuola e a casa. Non è una buona motivazione, non è una buona motivazione. E ho detto, cosa, andatelo a leggere comunque che è carino, che cosa potreste fare per, cioè cosa suggerite? Che ce ne diano più difficili per casa piuttosto dei compiti in classe. Per esempio, pensate quanta poca voglia hanno i ragazzi di fare. Come pensare che sono ragazzi che studiamo noi e magari hanno una testa diversa, ma non è tanto così. E gli altri suggerimenti sono: fateci capire che sono importanti per noi, per fissare, per approfondire gli argomenti. Questo dovrebbe essere l'obiettivo, ma se diventa uno, se non li fai prendere una nota, se non li fai prendere un brutto voto, se non li fai non esci di casa, eccetera eccetera, diventa un delirio, è una guerra, e in un sacco di famiglie i pomeriggi diventano degli scenari di guerra, perché poi comincia la lotta. Fai i conti? No. Ti ho detto che devi farli? No. La spesa che dicono, no, con questa assoluta certezza, quelli tanto sanno che poi alla fine proveranno il pertugio per non farli, o perché tanto sanno che a un certo punto qualcuno, sto facendo dei tempi, gli si siederà di fianco e dirà: dai, facciamoli, ti aiuto. E nella sua testa c'è: ti faccio, ti fa lui o lei, ok? Chi di voi si ritrova in questa scena? Un po' che si deve o deve dirlo più e più volte, di farlo. Non vuole l'aiuto? No, non vuole l'aiuto. Perché deve spiegare? No, perché dopo li deve fare. Invece se li fa da solo, li fa a modo suo. Sempre stata, fidati di okay. E non è male. No. Io penso sempre tra qualche anno mi piacerà essere in sua compagnia in altri momenti di intimità. Cioè, credo che saranno dei momenti in cui la mamma dirà: vado a fare la spesa. A me va bene già, a me andava bene all'elementare, okay. Mi va bene adesso che è media, è molto più facile per un genitore. Poi certo. Allora, il discorso è questo. Volete una strategia per cui i ragazzi facciano i compiti? Devono capire che è una roba loro. E vi spiego come fare a farli capire che è una roba loro. E uno dice, è una roba così banale, sì, i compiti sono una cosa loro. Chi sta male quando non vanno a scuola con i compiti? Siete voi, non loro. Perché poi c'è quella domanda che ci si fa. Chissà cosa pensa la maestra o il professore o la professoressa. Sì, bravo. Infatti ti danno le note. Sempre non si fa il colloquio a scuola. Sì. La prima cosa che ti dicono è:
controlli che il figlio fa, se controlli che i guai se non vengono a casa. Ma qui è giusto, ma abbiamo un problema serissimo. Perché poi sono quelli che, attenti, perché gli insegnanti gli dicono: mi raccomando, controllate che mettano una roba nello zaino, che facciano i compiti, che facciano questo, che facciano quell'altro, e un secondo dopo mi dicono: suo figlio non è autonomo. Cioè, se voglio che sia autonomo, oppure lasci pure fare i compiti da solo, se ci metti troppo tempo, ti dica pure che è domani pure a scuola senza compiti. A scuola non finisce tre righe, non fa saltare l'intervallo per finire, e poi la nota studiare. Esatto. Allora, il discorso qual è? Ma vedete che è tutto un groviglio? Allora, io siccome qua davanti ho una categoria, cerco di sgrovigliare quella categoria. Attenti, nota. Allora, devo saltare. Cos'è che c'è? No, perché ce l'ho metti in suono della moto, ovviamente. Allora, la nota era questa. Deve, mi raccomando, ogni sera deve controllare che Filippo mette... Ah, no, no, era lui, aspetta. Devo provare. No, perché è proprio bella. Adesso ce l'ho. Sì, sì, alla mamma. Sì, sì, no, ma è lui in prima persona, però per la mamma. Medie, quello è bello. L'ho cancellata. Vabbè, fondamentalmente no, ah, fondamentalmente era molto semplice la situazione. La situazione era questa. Era che lui si è... aveva scritto lui e diceva la mamma. Esatto, sì. Lui ha scritto ogni giorno devo mettere in ordine e la mamma deve controllare che io abbia tutti i compiti. Cioè abbia tutte le robe. No, ma poi tra l'altro con delle robe corrette. Doppia nota per lui e per la mamma. Il discorso qual è? Il discorso qual è? Io so che adesso dirò una cosa che non mi farà piacere, ma tanto sarà una delle tante della serata, così non andrò assolutamente. Per accettare che i compiti, per far sì che i compiti diventino responsabilità dei vostri figli, c'è una sola cosa da fare: bisogna correre un rischio. Che non li facciano. Ok? Sì, attenti. Poi le maestre dicono: ah, ma non mi dico. Ma voi dipende dall'obiettivo che hai in testa. Allora, se l'obiettivo è fai i compiti per non prendere la nota, fate i compiti. Se l'obiettivo è voglio che impari, che si alleni, essere responsabile, non c'è una strategia diversa dal fai. Fai tu. Perché è una roba tua. Ma in quel libro meraviglioso, che è uno dei primi libri che ho letto quando faccio queste serate, che è tutte le fasi di manipolare i nostri figli, che qualcuno di voi ha letto, immagino, segnato tutte le frasi, se ve lo regalo ai vostri figli fatemi una domanda alla prima risposta, tutte le frasi che fanno curare i nostri figli, di Inessia Lanato, della Red, Bigino, guardate, se lo legge, io faccio anche corsi di lettura veloce, però se lo leggete in più di 3 ore senza lettura veloce vuol dire che l'avete approfondito, perché è un libro molto facile, proprio intuitivo, scorre bene. E c'è un capitolo dove parla tantissimo della responsabilità. E il discorso è questo. Sapete perché facciamo fatica a sganciarci da quella responsabilità? Perché ci diciamo delle frasi, abitualmente, che sono più o meno suonano così, poi ditemi se vi ricordo. Oggi abbiamo un sacco di cose da fare. Oppure non stiamo andando bene a scuola. Queste frasi qua hanno una caratteristica, si chiama inclusione. Cioè voi includete voi nei risultati di qualcun altro.
sì, è proprio includete voi e voi vi introducete, siete degli intrusi a casa di qualcun altro. Il discorso è, come dicevo, dite, ma è una frase? No, perché il nostro cervello, il linguaggio, per noi è una frase. Però è come dire, ma sei stronzo. Vabbè, ma per me è stronzo. No, cioè l'altro potrebbe prenderlo esattamente nel modo in cui l'hai preso tu. Ok? Quindi il nostro cervello, il linguaggio lo prende paro paro. E se io uso il noi, il cervello dice, tu sei il protagonista di questa cosa assieme a qualcun altro. Ok? Quindi il primo esercizio da fare, quando vi accorgete che dite quella frase, fate un morso fortissimo sulla lingua e dite ai. Quindi i compiti sono suoi o loro, sarete più figli. Questo non vuol dire che non verificate, controllate, sperimentatevi da questo punto di vista, ma potrebbe essere un'idea del chi di voi è un po' stressato dal dover invece essere sempre presente, altrimenti non vengono fatte le cose. Siete stanca? Se volete cambiare questa cosa qua, andate a fare le pagine, lasciate che facciano, ok? Pazienza. Cioè, di del fare, allora perché dovrò lasciare? Perché del fare c'è di mezzo io. Tante cose. C'è di mezzo io. Ma tanto altro. Perché allora lasci fare, poi torni, hai finito. Sì, ho finito, a scuola, verifica, punto voto, oppure non ha fatto i compiti, arriva la nota, non ha fatto i compiti, vai, ti richiedono il colloquio, vai al colloquio, dovete seguirlo. Io vi dico un'altra cosa, ve l'ho detto un attimo fa, non vuol dire verifica, non verificare, non vuol dire questo, potrebbe anche essere, quanti anni? 12. Ok, potrebbe anche essere che, ma queste cose le dovete fare a tavolino, quindi guarda, come si chiama? Alessandro. Comincio a capire perché non c'è la parola. Perché quando mi vede, vero che. Allora, potrebbe essere che. Lei non segna i compiti. Ah, registro elettronico, scusa. Allora, Alessandro, lo prendo. E potrebbe essere veramente una cosa di crescita per lui e per te. E ascoltate anche chi non ha Alessandro. E gli dici. A te fa piacere che ti stia addosso? Non che stia con te, ma che ti stia addosso, ti fa piacere? Cosa ti risponderà? No. E lì devi prendere un po' di no. No. Ci sono delle cose che potrei fare diversamente, secondo te? Che devi dire tu? Ma non quando c'è il compito che appena fatto. Domani, così lo prendi. Cosa possiamo fare? Posso fare qualcosa di diverso? E ti dirà, non lo so. Perché non ce l'ha, però dici guarda, siccome tu non lo sai, scelgo io. Perché funziona così, cioè, se lo sai e ti do la possibilità, non lo sai, bene, scelgo io, ma sai che scelgo io, poi ti deve andare bene, però la mano potrebbe anche tirare fuori qualche soluzione. E dici così, guarda, io non ho voglia di dedicare il nostro rapporto a sta roba dei compiti. Ma facciamo così. Vuoi che mi continui a comportare come quando ero elementare? Ho toccato da quasi adulto. Bene. Allora, per il mondo degli adulti funziona così. Allora, io ti lascio da solo a fare le cose. Tra due ore, torno. Vediamo come è andata. Ok? Così comincia ad avere in testa questa cosa del tempo. Oppure, vuoi rischiare? Questo se hai paura che proprio non faccia niente. Vuoi rischiare? Guarda, io non ti dirò niente al futuro. Stasera, prima di mangiare, voglio verificare il lavoro che ha fatto. E anche se non esprime nel suo diario, ci sono le mamme degli altri. Gli devi dire, guarda, io non voglio fare intrusioni, però facciamo così. Io voglio che tu sia autonomo nel fare questa cosa. Siccome non sei ancora in grado di farlo, perché altrimenti lo farebbe già, io non ti rompo le palle durante il pomeriggio. Però alla sera verifichiamo assieme che cosa dovevi fare e che cosa hai fatto.
se non l'ha fatto, lì è una vostra scelta. Io, in base,